Allora, la lezione di oggi è dedicata sempre alla guerra e al ruolo che gioca la guerra collettiva, la guerra privata, all'interno delle filosofie di tre filosofi contrattualisti. Adesso vi spiego cosa significa il termine contrattualismo. Oggi vedremo la guerra nel pensiero di Thomas Hobbes, nel pensiero di John Locke, nel pensiero di Jean-Jacques Rousseau. Dunque, tre contrattualisti, due di fatto inglesi, no? Due protagonisti anche della storia inglese, perché Hobbes ha un ruolo anche comunque politico, diplomatico, vive l'Inghilterra della guerra civile, la guerra, no? Che abbiamo visto quest'anno insieme, che termina con la decapitazione di Carlo I e poi procede con la dittatura pro tempore repubblicana di Cromwell. L'altro protagonista è sempre un inglese, che è appunto John Locke, protagonista in questo caso della seconda rivoluzione inglese, quella gloriosa che porterà al potere Guglielmo III d'Orange, ed è uno degli autori del celebre Bill of Rights, uno dei documenti fondamentali nella storia dei diritti anche della persona, dei diritti umani in Europa. E il terzo è invece un francese, lasciamo appunto il mondo inglese, abbiamo Jean-Jacques Rousseau, uno dei principali autori dell'illuminismo. In realtà è un illuminista anomalo, tant'è quando parliamo di illuminismo, giustamente la nostra mente va subito a Diderot, d'Alembert, Voltaire, Montesquieu, però anche Rousseau è un illuminista importante. È anomalo perché ha una visione anche più critica e pessimista della storia e anche del progresso, cioè non è un apologeta del progresso tout court, vede nel progresso di quel secolo, dei secoli dei lumi, anche delle ombre. Tendenzialmente gli illuministi invece sono intrisi di fiducia, di entusiasmo nei confronti del presente e del futuro. Invece Rousseau riesce a vedere anche delle ombre all'interno di quel progresso dell'età dei lumi. Dunque, tre filosofi della modernità, tre filosofi che si occupano di Stato, la lezione sullo Stato di questi tre filosofi la vediamo la prossima volta, tre filosofi contrattualisti, vi dicevo, cosa vuol dire? Vuol dire che pensano, questi tre filosofi, che alla base della sovranità, alla base della legittima sovranità, cioè alla base del potere, vi sia un contratto. La sovranità è figlia di un contratto, cioè il legittimo esercizio del potere, questa è la sovranità, il legittimo esercizio del potere derivi da un contratto, da un patto che gli esseri umani hanno stipulato, hanno contratto, e dunque sono tre contrattualisti, cioè tre filosofi che pensano che la sovranità sia dal basso, sia conferita al sovrano con un patto dal basso tra appunto esseri umani. Invece i teorici della contrattualità dall'alto pensano che ci sia un contratto tra il re e Dio, dunque non li chiamo contrattualisti, sono i tradizionalisti. Secondo i tradizionalisti la sovranità esercitata, non so, dal Papa, dal re d'Inghilterra, dall'imperatore di Germania, la sovranità, cioè il legittimo esercizio del potere, è conferito al re, al papa e all'imperatore da Dio. Nella lotta, vi ricordate la disputa sul potere dello scorso anno? È perché il papa pensava che il re dipendesse dal papa e il papa da Dio. Invece il re non vuole più dipendere dal papa, cioè chi è che ha la legittimità? Dio, però Dio la conferisce sia al re che al papa, dicono i re e gli imperatori. Invece il papa dice: no, io derivo il potere da Dio e poi io, benedendo gli dèi, benedendo i re e gli imperatori, conferisco la legittimità. Tant'è che sono i re di Francia considerati degli unti del Signore, cioè dei benedetti da Dio. Poi benedetti da Dio per tradizione o devo anche essere poi benedetto dal Papa? Era la famosa lotta per le investiture che ha animato comunque il Medioevo europeo. Tre contrattualisti dal basso, cioè la sovranità è figlia di un patto. Ma quello che voglio con voi vedere oggi è che questo patto, sostenuto da Hobbes, Locke e Rousseau,
è figlio di una situazione di guerra in cui l'umanità precipita. Hobbes, Locke e Rousseau, infatti, sono tre teorici dello stato di natura. Scrivetelo bene, stato di natura. Cosa fanno, cioè, Hobbes, Locke e Rousseau? Immaginano come gli esseri umani vivessero prima di essere sudditi o cittadini, prima di essere inseriti in una dimensione politica. Gli esseri umani prepoliticamente com'erano, come vivevano? Noi non lo sappiamo, possiamo immaginarlo. Intendiamoci, gli studi di antropologia ci hanno anche descritto degli uomini magari quasi prepolitici, ma non del tutto prepolitico, perché qualunque tribù è già una dimensione politica. Gli uomini prima di essere organizzati in tribù, gli uomini prima di essere organizzati in villaggi, gli uomini prima di essere organizzati in regni, gli uomini prima di essere organizzati in imperi, gli uomini prima di essere organizzati in città, in stati, come vivevano? Immaginano lo stato naturale. E sapete perché lo immaginano? Per cercare di capire come siamo arrivati allo stato politico. Per capire lo stato civile politico, per capire la dimensione politica, per capire la polis, la dimensione comunitaria politica, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau immaginano l'uomo, l'essere umano, in una condizione prepolitica. Questa condizione si chiama stato di natura. E nello stato di natura, delineato dai tre autori, delineato anche in polemica gli uni con gli altri, perché Hobbes elabora di natura, Locke ne elabora uno criticando Hobbes, Rousseau ne elabora un terzo criticando sia Hobbes sia Locke, ebbene in questi tre stati di natura gioca un ruolo decisivo, fondamentale, la guerra. Vediamolo insieme. Partiamo da Hobbes. Hobbes scrive molte opere politiche, ne ricordiamo due, il Decide sul cittadino, Decide. E poi, quello che è un po' il suo capolavoro, Decide. Il titolo, i titoli sapete che contribuiscono a fare anche il successo di un'opera. Il Leviatano, Leviatano. Leviatan è un mostro marino presente nella Bibbia, ok? Il Leviatano, Leviatano. Il Leviatano, Leviatan, è un mostro biblico, un mostro marino potentissimo che tutto riesce a distruggere nel mare. E Hobbes paragona lo Stato che nasce ad un mostro potente, indispensabile. Il titolo dell'opera, Leviatano, ma del Leviatano parliamo la prossima lezione. Il Leviatano è il nome che Hobbes utilizza per indicare la forza dello Stato. Lo Stato è forte, mostruoso come il Leviatano, ma è indispensabile, perché senza uno Stato forte in cui la legge sia accompagnata dalla spada, senza uno Stato di questo tipo, gli uomini non sanno vivere insieme. Gli uomini si farebbero la guerra. Allora cerchiamo di capire come si arriva al Leviatano, e il Leviatano lo presento alla prossima lezione. Secondo Hobbes, in questo stato di natura, ovvero in questa condizione di vita non associata, ma in una condizione di vita prepolitica, gli esseri umani hanno le seguenti caratteristiche. Uno, sono assolutamente liberi di tutto su tutto, la libertà assoluta.
ne parliamo oggi, no? In questa epoca dove la parola libertà è più che mai di attualità. La libertà è assoluta. Ci vacciniamo per essere liberi di vivere. Ci vacciniamo e ci tolgono la libertà. La parola libertà. Con il vaccino sono libero, mi libero dal Covid, mi libero dall'essere ricoverato in terapia intensiva. No, con il vaccino mi tolgono la libertà. È la continuazione di una dittatura sanitaria. La libertà. Gli uni e gli altri utilizzano la libertà. Hobbes dice, in natura gli uomini, le donne, gli esseri umani sono liberi di tutto su tutti perché manca la legge. Manca la legge. E allora quel fiume è mio, no? Ma di Claudia lo vuole anche Arianna, no? C'è Francesca, io Matilde, di tutto. E quell'albero di prugne, di pesche, quella montagna e quella terra. Tutto e di tutti. Ma l'uomo, che è libero di tutto e su tutti, ha un'altra caratteristica. E questo è il marchio di fabbrica di Hobbes, che rende Hobbes un autore. Ah, che i ragazzi e le ragazze capiscono sempre e spesso apprezzano, perché Hobbes ha una visione antropologica pessimista dell'uomo. Non pessimista, un uomo triste, no, 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 non confondi, pulizia delle parole, non pessimismo, uno che viene triste, no, no, no. Pessimista vuol dire che non ripone fiducia nell'uomo, perché secondo Hobbes, per natura, perché qua è lo stato naturale, non lo stato dove si va a scuola, c'è la circoscrizione, le leggi, l'Unione Europea. In una condizione pre-politica in cui gli uomini sono liberi di tutto su tutto, gli uomini sono egoisti. Ogni essere umano è incline a volere e ad avere per sé. Sono gli uomini e le donne egoisti, vogliono, desiderano per sé. Hanno anche delle capacità di stare insieme, ma prevale l'egoismo. Recupera Hobbes la celebre definizione di Plauto: l'uomo è lupo degli altri uomini. Homini, homo con l'H davanti, homo, homini, lupus est. L'uomo è lupo degli altri uomini. Vi rispiego la sottile differenza. L'uomo non è educato. Io vi prendo, vi metto tutti in una stanza, io sono già un master, ok? Squid Game, torniamo sempre lì. E vi dico: se non vi sfidate, cioè non accettate sfide, morirete tutti. In realtà, in Squid Game hanno scelto loro di andare, ok? Adesso avete accettato, non potete più uscire. Chiaro? Se vi sfidate, sopravviverete. Se vi sfidate, sopravviverà uno, due, tre, quattro, la metà, e poi andiamo avanti. Quella condizione è politica, perché c'è un potere, io, che vi dico, questa classe, io esso esco. Tra 2 ore mando del gas e vi uccido tutti. A meno che la metà di voi non sia morta, l'altra metà sopravvive. Qua è tutto blindato, è tutto chiuso, non siete non potete sfondare le porte. Chissà cosa fate. Quello è un potere politico che vi porta probabilmente ad uccidervi, e arrivata alla metà, pensate, vi guarderete, vi contate, ok, le porte si aprono. No. Hobbes dice, senza che ci sia un potere a condizionare l'aggressività e l'egoismo, gli uomini sono naturalmente portati ad essere egoisti. Chiaro? Così è per natura. Vuol dire che non siete educati, non c'è una legge che ve lo obblighi, che vi obblighi, e non c'è un potere che vi intimi di comportarvi in quel modo. Dal combinato di queste due caratteristiche naturali, dal combinato della libertà assoluta e dall'egoismo,
eccoci al nostro argomento di questo piccolo corso. Scoppia la guerra. Perché se io posso fare tutto quello che voglio, perché nessun potere mi limita, ma al contempo io sono anche naturalmente egoista, cosa accade? Accade che noi ci facciamo la guerra. Per quel fiume, per quel monte, per quello sbocco sul mare, per quell'albero di pesche, per quel corpo di donna, corpo di uomo. Siamo sempre in contesti in cui, no? Quasi sempre che la guerra di Troia scoppia per una donna nell'immaginario collettivo ed Eva ha tentato il massimo. Comunque, quando faccio dei riferimenti che oggi diremo maschilisti, perché c'è una cultura che è andata in quella direzione, il colpevolizzare anche il corpo. Dunque, se in una condizione di natura, per come fossero gli animali, non le due alci che si scontrano per accoppiarsi con l'alcessa, e che se la natura è questa roba qui, c'è la guerra, ci dice Hobbes. Secondo passaggio, la guerra di tutti contro tutti è morte e distruzione. Gli uomini naturalmente vanno alla guerra. Questa è la teoria di Thomas Hobbes. Gli uomini naturalmente vanno alla guerra, gli esseri umani naturalmente vanno alla guerra, perché voi siete egoiste, voi siete egoisti. Senza un potere qua dell'insegnante, della preside, dello Stato, voi vi scannereste naturalmente per qualunque cosa. Qualche volta potreste collaborare, ma per un cinico magari interesse o per una sopravvivenza. Ma l'uomo non è soltanto libertà assoluta ed egoismo. Altre due caratteristiche. Se no, ragazzi, che analisi superficiale sarebbe? No. Dice, terza caratteristica naturale, non culturale, politica, perché noi siamo cultura. Siamo cultura, ok? Quando, cose concrete, no? Arriva il ragazzo... maschio, forse l'altro ci sono in questa classe, faccio un esempio che se metti lo smalto o ipotizziamo un domani un maschio con i tacchi, non posso dire contro natura, è cultura oggi. Una vecchia visione, maschio, femmina, biologicamente diversi, portano con sé delle differenze culturali che sono legate alla natura. Noi sappiamo che natura e cultura sono intrecciati, ma sono anche poi in evoluzione, è cultura, una cultura di pace, una cultura di morte, una cultura di violenza, una cultura di tolleranza, una cultura di genere, una cultura omofoba, l'uomo è cultura. Qua torno a dirvi, non culturalmente, l'uomo biologicamente, naturalmente ha paura di morire, però è una caratteristica naturale, noi temiamo la morte e in guerra si muore. Terza caratteristica, l'uomo che è libero, l'uomo che è egoista, l'uomo che teme la morte, ha un'altra caratteristica che lo distingue tendenzialmente dagli animali. Non del tutto, perché Hobbes è il primo autore che dice anche gli animali calcolano. È il primo teorico dell'intelligenza degli animali. Gli uomini sono razionali. Cos'è la razionalità? È calcolare. Però è modernissimo Hobbes in questo, è l'inventore quasi del questo che io chiamo coding, che è solo di linguaggio computazionale tra lui e Pascal. Cioè a un certo punto il linguaggio sono dei segni, l'uomo ha un linguaggio forbito, dunque l'uomo che ha un linguaggio, linguaggio come segno, l'uomo con questo linguaggio segno calcola, l'uomo è un animale calcolatore, gli animali linguaggio semplice, calcoli semplici, le piante non hanno capacità linguistiche, non sono intelligenti, l'animale capacità linguistica, capacità di segno, bau, chip, eccetera, eccetera, o di ricordo anche, dunque lascio un segno dove ho fatto la tana. Linguaggio semplice, calcolo semplice, l'uomo linguaggio complesso, calcolo complesso. E l'uomo che sa calcolare cosa dice? Io temo la morte, io voglio vivere.
Per vivere cosa devo eliminare? La guerra. Torno al discorso degli errori prima. Se qua voi mi aveste detto l'egoismo, sbagliavate. Però, perché l'uomo non può non essere egoista. È una visione, ci sono, per fortuna sono altre visioni, che se io convincio dei ragazzi e delle ragazze della scuola dell'infanzia ad educarle, pedagogia, cultura, a vivere insieme in pace, crescono magari altruisti. Quella è la visione di Rousseau, e ci arriviamo. Però non puoi eliminare l'egoismo, perché l'uomo è naturalmente egoista. Allora bisogna eliminare la guerra. E che cos'è che porta alla guerra, che tu puoi eliminare? La libertà. Hobbes dirà: lo Stato nasce per limitare le libertà, perché le libertà sono ciò che conduce alla guerra di tutti contro tutti. Lo Stato nasce per limitare le libertà, per tutelarne però una. Quale? No? Si avvicina? Qual è la libertà che si perde in guerra? La vita. Lo Stato nasce per tutelare la vita. Questa è una visione, vedete, antropologicamente pessimistica di Hobbes. E per tutelare la vita io devo limitare le libertà. La modernità, passano millenni, Hobbes è lì con la sua lezione gigantesca. Per tutelare la vita si devono limitare la libertà, perché se ognuno fa quello che vuole, la libertà in questo caso conduce alla prevaricazione di chi? Ah, del più muscoloso, del più ricco, del più fanatico. Andiamo alla sua epoca, dei cromwelliani del Parlamento, dei realisti del re. Se non c'è più lo Stato e lui vive l'Inghilterra che crolla, guerra civile, se lo Stato si dissolve c'è la guerra civile. Lo sto attualizzando, io sono ultrademocratico, per chi già un po' mi conosce, però niente da fare, ci sono Hobbes impazzisco letteralmente. Allora immaginatevi che non ci sia lo Stato e sabato pomeriggio i Green Pass, no Green Pass, vanno in piazza. Ma a un certo punto quelli che invece vogliono il vaccino vanno in piazza. L'insulto, ma poi a questo punto non un insulto, e uno tira fuori un pezzo di legno sulla testa, e l'altro cosa fa? E l'altro è arrivato in piazza, torna un attimo a casa e ha una pistola e spara, e nascono due fazioni, e la prossima volta ci uccidiamo. In assenza di Stato, ecco, deve Hobbes, non, gli uomini non troverebbero un accordo. Discutiamo civilmente sui vantaggi dell'essere vaccinati, non accadrebbe quella roba lì, accadrebbe la guerra. In assenza di Stato, due tifoserie che si odiano riuscirebbero a dire: no, guarda, passa prima tu, gol, gol, bravo, vedi che è il migliore. In assenza di Stato, faccio proprio l'obesiano totale, no, le due tifoserie si troverebbero fuori dallo stadio. Non ci, ragazzi, perché ci sono le barriere in uno stadio? Ma non possiamo, pensateci, ma non possiamo stare seduti vicino a vedere una partita, facciamo quello obesiano, no, perché se non c'è la regola, lo Stato, gli uomini liberi su tutto, poiché sono poi animati da questa anche volontà di prevaricare, giungono alla guerra. Prego Emiliano. Ma scusi, ma hai detto che gli uomini non troveranno la guerra, no? Però lo Stato è composto da uomini, quindi c'è, lo Stato sono uomini, è proprio la guerra, quindi... Bene, ottimo. Gli uomini cedono il potere ad un sovrano. Te la faccio per questa lezione. Sapete il sovrano quant'è? È uno. Perché se il sovrano fossero di più,
ci sarebbe la guerra. Sovrano cosa vuol dire? Che la sovranità, per Hobbes, e qua Hobbes è superato, la detiene solo un organo, che sia il re, lui immagina il re, o che sia un parlamento, ma uno, perché se ci fossero già il re e il parlamento, ma lui è figlio dei suoi tempi, il re e il parlamento andrebbero alla guerra. Per Hobbes ci deve essere un'unica religione, perché ci fossero due chiese, le chiese si farebbero la guerra. Dunque, poiché non ha fiducia negli uomini, dobbiamo creare una condizione per cui noi cediamo la sovranità ad uno. Quest'uno governa. Se governa male, ma lo vediamo il prossimo giovedì, ci teniamo quel governante lì fino a quando non ci sarà un altro. Perché tutti quelli che vogliono rovesciare un governante ci portano alla guerra civile. Dunque, se il governante governa male, teniamocelo. Quello successivo, se rispetterà il patto, speriamo, e probabilmente sarà più lungimirante. Ha la fobia della guerra civile, Thomas Hobbes. Dove ci sono più poteri, c'è il rischio di una guerra tra poteri. Prego ancora. Però l'imperatore poi finisce per fare una guerra contro un altro imperatore. Allora qua, veniamo in forma, sì, quella è l'unica guerra giusta. Però attenzione, l'unica guerra giusta è quella tra gli stati, ma chi la decide? Non il popolo, odio il francese, odio l'inglese, lo decidono i sovrani. Pone molta fiducia nei sovrani, sperando che siano saggi. Ma la guerra giusta, però qua Emiliano, dobbiamo fare ancora una riflessione, il sovrano non fa mai le guerre spregiudicate, perché lui è figlio di un patto. Il patto che gli uomini hanno il patto che gli uomini hanno fatto è questo: sovrano, tu devi tutelare la nostra vita. In guerra si perde la vita. Dunque il sovrano deve scegliere la guerra come ultima razza, come ultima scelta. Poi può anche essere la guerra preventiva di Machiavelli, ma se non puoi fare nient'altro per mantenerla sotto i tuoi cittadini, che qui è meglio chiamare sudditi, se non puoi fare nient'altro fai la guerra. Ma non ti alzi un mattino? Ma cosa faccio oggi? Faccio la guerra. No, perché il patto è nato per tutelare la vita. Ordine per tutelare la vita. E dunque sacrifichiamo le libertà in nome dell'ordine. Ordine meno libertà. Noi oggi, la prospettiva hobbesiana, che rimane una prospettiva non solo di attualità, di più, perché il problema di vivere in maniera ordinata tra tanti diversi è il nostro problema, non accettiamo per una cosa, che quell'ordine contempli dentro il venire meno delle nostre libertà. Quello che cerchiamo di fare, e non riusciamo a farlo molto bene, e far coesistere la libertà con l'ordine, e passa per una sola cosa, ragazzi e ragazze, il rispetto dei diritti delle persone, che vuol dire qua dentro diversità religiose, di genere, di qualunque tipo, ci rispettiamo e c'è l'ordine. Hobbes vive in un'epoca molto lontana, secondo Hobbes, dove c'è diversità, dunque ci sono libertà individuali, lì si verrà con una frattura e ci sarà la guerra. Dunque lo Stato per Hobbes limita tantissimo libertà, pessimista, perché gli uomini e le donne non sono capaci di gestire la libertà. Ecco, e qua è la partita aperta sempre, ragazzi, ma senza la coercizione dell'insegnante. Voi quante cose fareste o no? Senza la coercizione dello Stato, della polizia, dei vigili, del governo, del sindaco. Cioè, ogni volta che pensiamo che la libertà, ok, non la sappiamo gestire, serve un potere più forte, siamo obesiani, ma la lezione di Hobbes è ancora così. Cioè, uno a un certo punto dovrà, il problema nostro è come lo scegliamo questo uno? In democrazia lo eleggiamo. Poi sui sistemi di elezione, non c'è tanto cosa dire. Locke parte da Hobbes, ma lo critica. Hobbes è il padre dell'assolutismo. Lo Stato hobbesiano è quello assolutistico di Luigi XIV. Solo c'è un problema, Luigi XIV fa le guerre in maniera molto leggera.
Però l'idea di Hobbes è essere un sovrano assoluto che, limitando le libertà, garantisca ai sudditi la vita. Perché la legge è tale se c'è la spada per farla rispettare. Dunque, il decreto legge che oggi è legge sul Green Pass, Hobbes direbbe, beh, se però non c'è la legge che lo fa rispettare, è parola morta. C'è un'altra opzione, i cittadini responsabilmente si assumono l'onere di farlo rispettare. Qua all'ingresso ci sono i bidelli predisposti, però poi se i bidelli non lo facessero ci sarebbe la preside che li richiamerebbe. È un ordine gerarchico obesiano. Io ieri sera ho giocato, perso malamente, dormito male, perché non sono ancora capace a elaborare la sconfitta a pallavolo, anche su 50 anni. Avevamo noi da organizzare la nostra partita. La squadra ospitante deve controllare il Green Pass per andare a temperatura. Nessuno è venuto a controllarci, proprio. Lo abbiamo fatto. Ovvi direbbe che maglie molto larghe, ma il nostro Stato non riesce, per fortuna, ad essere un ultracontrollore, cioè che bello che ci sia la responsabilità. Però uno si direbbe, dove non c'è spada, c'è molto probabilmente non rispetto della legge, perché la legge è tale se c'è la spada che la fa rispettare, cioè il controllo. Hobbes, stato di natura. Hobbes è un liberale, dunque la prospettiva sarà ben diversa. L'uomo è libero di tutto su tutto, esattamente come, ovviamente, Thomas Hobbes. Ma questo uomo che è libero di tutto su tutto, ecco la diversità, non è un uomo egoista, è un uomo che è capace di stare con gli altri uomini, è un uomo politico, socievole, come pensava Aristotele. E l'uomo è un animale politico, mentre l'altro un uomo è un lupo. E il lupo c'è la legge del branco, il massimo. Ma il lupo non è un animale socievole. Lo slang, no? Sei solitario come un lupo. Lupo e orso, quando ve lo dico, sei un lupo, non vi stanno dicendo che sei degli animali socievoli. Che compagnone, sei un orso, sei un lupo. Non ti stanno dicendo quello, Un lupo al massimo stai bene con gli altri tuoi lupi, è chiaro? No, qua l'uomo è un animale socievole, ci è portato a vivere con gli altri uomini. Ma allora perché? C'è la guerra. Che cos'è la guerra? Eccoci qua. È vero che un uomo è un animale che è capace di stare in mezzo agli altri uomini socievoli, però essendo libero di tutto su tutti, è anche libero di fare la guerra. E una guerra gli uomini fanno, la vendetta. La libertà di vendicarsi è la libertà più pericolosa. Non vi hanno dato la precedenza, scendo con il crico, spacco la testa, no, l'insulto soltanto, no, lo tampono, no. Ok? Oh, mi hanno urtato in discoteca, sono parlato degli esempi più bassi, che a Pasqua, cioè, adesso mi vendico perché mi hai urtato la vendetta, hai guardato la mia donna. Stato di natura, l'immagine Hobbes, Locke, sei andato con la mia donna che ha fatto un figlio con me, adesso mi vendico. Quell'albero, sto prendendo io le pesche. Ho visto che l'altro giorno sei andato tu, quell'albero è mio, ma è di tutti e tutti, ma adesso ci vado io, è mio, è diventato mio perché ci vado sempre io, sei andato tu, mi vendico. Dunque la vendetta fa saltare lo stato di natura, la guerra per Locke è la vendetta. C'è un problema, che tutti avrebbero un motivo per vendicarsi di qualcosa. Saudino ha sbagliato a darmi il voto, mi vendico. Il mio amico, ma il mio vicino di casa, adesso mi vendico io. Sì, ha tenuto la musica alta quando avevo i vicini, adesso. Cioè, poiché ognuno avrebbe un motivo per vendicarsi di qualcosa,
scoppia la guerra di tutti contro tutti, perché tutti hanno un motivo per cui vendicarsi. Anche la persona più brava di voi, più ben voluta di voi, avrà qualcuno che non la sopporta. Poi ci sono alcuni di voi che non sono sopportati, tanti, perché avete un carattere... Vabbè, non c'è il video, ok? Perché è normale, no? Però dopo vuol dire che chiunque può essere soggetto a qualcuno, perché ci sarà sempre qualcuno a cui tu hai fatto qualcosa anche inavvertita. No, non comincia ad attribuirvi questo ruolo da strega cattiva, chiaro? Cioè, anche il più buono probabilmente ha dato fastidio a qualcuno e pertanto subirebbe una vendetta. Terza caratteristica, uguale. L'uomo teme la morte. 4. L'uomo è razionale, pertanto serve un patto per abbandonare la guerra, contratto. Ma qui, Claudia, per uscire dalla guerra di tutti contro tutti, cosa devo eliminare? Non la vendetta. Tra tutte le libertà ce n'è una che devo togliere. Noi siamo locchiani come società. La nostra società, che è liberale, per molti, è locchiana. Cosa vuol dire? Io perché devo togliere tutte le libertà di parola o di religione? Bill of Rights. Lei è calvinista, io cattolico, lei è anglicana, lui buddista. Lasciamo le libertà, ma non la libertà di vendicare. Io mi sento offeso del fatto che lei crede in Buddha, no, non ammazzi, non rinchiudi, niente. Tu devi togliere agli esseri umani la possibilità di farsi giustizia privata. La giustizia appartiene solo allo Stato, il quale nasce, ma questa è la prossima lezione, vedremo i tre autori con tre stili diversi, non per togliere libertà e tutelare solo la vita, per togliere la vendetta e tutelare tutte le libertà. Quali libertà? Le tipiche libertà borghesi, di cui John Locke ne è un alfiere. Libertà di parola, associazione, religione e, scrivetela benissimo, di proprietà privata. Perché Locke è figlio di quella rivoluzione inglese contro i sovrani assoluti, che invece toglievano la proprietà ai nobili o ai borghesi quando lo ritenevano opportuno. La proprietà privata per John Locke è un diritto naturale. Se io coltivo quella terra è mia, e poiché è mia, nessuno me la fa togliere, e lo Stato deve garantire che è mia. Quando voi andate, non so, in causa con il vostro vicino, guardate, nel mio cortile, ok? E giungono delle macerie, dei pezzi di tegole del mio vicino, sul mio, chiedo allo Stato che intervenga. Ha costruito un deor che è andato sulla mia siepe. Stato, guarda, io vorrei ucciderlo, vengo da te. Lo sapete che liti tra i vicini, io la metto come piace fare a me, in ironia, ma sono liti terribili. Ragazzi, voi il grande criminale eventualmente, il grande nemico, lo vedete in TV. Il tuo vicino lo vedi ogni giorno e comincia. Basta, basta. Perché si arriva tra i vicini a picchiarsi? Perché è la quantità di odio, di rabbia che tu quotidianamente accumuli. La vendetta privata non avviene mai rispetto a gente che è lontana da voi. Ma cosa vi frega se hanno fatto male a qualcun altro? Miei figli, mia moglie, mio marito, la mia cara, il mio cane, il mio gatto, adesso io. È chiaro? E intanto quando tu vuoi fare del male a qualcuno vai sui suoi affetti cari o sulla proprietà, se gli imbratto la casa, gli buco le gomme dell'automobile. Sul tema della proprietà lo Stato deve intervenire a tutelarla in modo tale che lui stabilisca chi ha torto, chi ha ragione, stabilisca la punizione, altrimenti c'è la vendetta privata. Giustizia privata, fino ciclo con Liam Neeson che recupera il vecchio ciclo del giustiziere della notte con Charles Bronson. Piace, ragazzi, piace.
Grazie. La legge non funziona. Charles Bronson racconta un uomo, gli ammazzano la figlia, la polizia non riesce e cosa fa? Va lui ad uccidere tutti. Poi diventa una saga, il giustiziere della notte. E il tema della giustizia privata, sai cos'è? Adesso la giustizia me la faccio io. Se tutti si facessero giustizia privata, noi usciremmo di casa e saremmo in preda, ovviamente. Chiudo. Russo. Ci provo. L'uomo è libero più su tutti, ok? L'uomo è animato, libero più su tutti, dall'amor proprio, perché gli uomini sono liberi di tutto su tutto, ma sono anche politicamente uguali in natura. Siamo diversi, c'è chi è più veloce, chi è più alto, più basso, chi è scuro di carnagione, va bene? Ma poi siamo politicamente uguali, perché in natura non c'è il ricco e il povero, non c'era in natura. Non nasciamo ricchi e poveri, non nasciamo re, regine, imperatori, papi. In natura, oggi il mondo è disuguale, perché nasco, sono figlio di un disoccupato, figlio di un infermiere, figlio di un grande imprenditore. Oggi nasciamo disuguali, ma in natura nasciamo tutti uguali, diversi per fisico, corpo, stanza, eccetera, eccetera. Cosa accade? Accade che però abbiamo l'amor proprio. L'amor proprio, lo spirito di difesa un po' delle nostre, quello che siamo noi, ci porta a formare la famiglia, la mia famiglia. E poi dopo, dice Rousseau, c'è un'evoluzione anche dell'organizzazione dell'agricoltura, dell'economia, fatto che alcuni uomini a un certo punto dicono: nel mondo in cui tutto è di tutti, questo è mio. Questo è mio, differenza chi ha e chi non ha. E scoppia la guerra. E per Rousseau la guerra è tra ricchi e poveri. E tra chi ha e chi non ha, tra chi ha e vuole avere di più. Dunque la proprietà privata, il dire questo è mio, Carol Locke, non ha generato benessere. La proprietà privata ha generato la guerra di tutti contro tutti. La natura genera la guerra di tutti contro tutti. La vendetta genera la guerra di tutti contro tutti, la proprietà privata, figlia dell'amor proprio, genera la guerra di tutti contro tutti, dei ricchi contro i poveri contro i ricchi. A quel punto nascerà lo Stato. Lo Stato nasce perché c'è la guerra, lo Stato nasce perché c'è la vendetta come guerra, lo Stato nasce perché c'è la guerra. Ma i tre Stati che produrranno, che vediamo la selezione, sono lo Stato assoluto, lo Stato liberale, e Rousseau, lo Stato democratico, perché secondo Rousseau in democrazia si torna ad essere tutti uguali, perché in democrazia un voto, chi tu sia, ricco, povero, bello o brutto, calvinista, buddista, che tu sia di qualunque inclinazione, in democrazia uno vale uno.